Il Futsal Brindisi vince per 8-5 contro il Monte Sant'Angelo. La cronaca dell'incontro. Al secondo minuto traversa colpita da Ortuso. Al decimo grande occasione per Caselli, pallone ribattuto. Al tredicesimo tentativo di Ese devia De Carlo. Al quattordicesimo arriva la rete di Ortuso su svarione difensivo del Brindisi. Al sedicesimo pareggia il Brindisi con Romano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al diciannovesimo gol di Spagnolo su assist di Caselli, 2-1. Al ventunesimo pareggio il Monte Sant'Angelo sempre con Ortuso. Al venticinquesimo i foggiani pervengono addirittura al vantaggio, ma l'inteso fra De Carlo e Macaulo che favorisce il tocco finale sotto porta a cura di Desio. Mani nei capelli per mister Di Serio e per il preparatore dei portieri Paolo Maggiore. Al ventottesimo occasione per Caselli che tenta infine di servire Macaulo. Al 33esimo Spagnolo insacca su Tapin 3 pari. Al 37esimo arriva un eurogol in sforbiciata a cura del capitano Ortuso. Al 39esimo gol di Spagnolo su assist di Romano. Al 41esimo però il Monte Sant'Angelo allunga con Natalino. Si va a riposo sul punteggio di 4-5. Nella ripresa all'8° minuto Ortuso si divora una grande occasione a porta sguarnita. Al 10° gran tiro di Romano ribattuto. Al 18esimo gol di Caselli in fase di progressione 5 pari. Al 19esimo è ancora Caselli ad insaccare portando i suoi in vantaggio ed esultando con i piccoli tifosi presenti al Da Vinci. Al 21esimo gol di Cava su assist di Spagnolo 7-5. Al 26esimo grande errore a cura di Natalino che alza troppo la mira sotto porta. Al 27esimo ancora Cava sempre su assist di Spagnolo 8-5. Al 35esimo grande intervento di Paradiso su Castriotta. Al 37esimo occasione per Caselli sotto porta pallone di poco a lato. Al 40esimo ultima occasione su punizione diretta per gli ospiti che sciupano malamente. Fra Futsal Brindisi e Monte Sant'Angelo finisce 8-5. Sì, è stata anche questa una partita difficile perché comunque il primo tempo ci siamo trovati sotto di un gol e pur non meritandolo, perché diciamo che i gol che ha fatto la squadra avversaria, diciamo che ce li siamo fatti tutti noi. Qualche errore di troppo, siamo sempre penalizzati, poi appena facciamo qualche errore troviamo sempre la squadra che ci punisce. Noi invece per fare un gol dobbiamo sudarcelo, dobbiamo fare tantissime azioni da gol prima di poter segnare. Comunque invece nel secondo tempo diciamo che c'è stata una reazione, una grande reazione da parte di tutti. Abbiamo dominato il secondo tempo, infatti non abbiamo preso neanche un gol. È stata una partita comunque intensa, i ritmi altissimi e adesso speriamo che continuiamo così su questa strada e sabato prossimo facciamo un'altra prestazione come quella di oggi. È stata comunque dimenticata la sconfitta di martedì sera contro il Castellana? Sì, diciamo che con questa vittoria l'abbiamo messa un po' nel cassetto, la prestazione di martedì che è stata diciamo un po' così non da noi. Forse abbiamo subito un po' le dimensioni del campo, però diciamo che non abbiamo fatto una prestazione buona. Invece oggi ci siamo rifatti, fortunatamente, abbiamo portato a casa i 3 punti che erano fondamentali per il proseguo e per gli obiettivi diciamo che ci abbiamo. Nonostante sia un campionato molto intenso come stiamo vedendo, sebbene appunto non ci sia una squadra ammazza campionato come lo scorso anno ad esempio in Molfetta, a cosa puntate quest'anno, Fabrizio? Bella domanda. Noi puntiamo ad arrivare il più alto possibile. Non dico che vogliamo fare i playoff, che ci vogliamo salvare, non dico nulla. Cioè, secondo me noi dobbiamo puntare a vincere tutte le partite, perché secondo me abbiamo un roster, una rosa che è in grado di poter fare questo, come abbiamo dimostrato fino adesso, che ce la possiamo giocare con tutti e ce la giocheremo con tutti. Quindi cercheremo di arrivare il più in alto possibile. Ti posso dire solo questo. Va bene, grazie Fabrizio.